Allora, in questi 18 minuti, più o meno, quello che farò vi racconterò di alcune cose che forse avete già sentito parlare in parte, in modo più o meno approfondito. Per il resto invece vi parlerò di attività che non potete conoscere perché sono delle cose, degli esperimenti che portano avanti i miei giovani collaboratori giù a Teramo. Quello che vedete in questa diapositiva alle mie spalle è la cover, insomma, la web page di dell'associazione che viene chiamata UCN. L'UCN è composta ovviamente no profit da qualcosa come 40.000 scienziati, quindi biologi, eccetera, persone appassionate di questo pianeta, che vanno in giro per il pianeta e quello che fanno, monitorano, tengono sotto controllo tutto lo stato di salute del pianeta, ovviamente andando a contare, censendo le specie vegetali e le specie animali. Dopodiché stilano un rapporto appunto annuale, Red List, manca fare la posta, dove vedono gli animali o le piante che se la passano bene. Quindi perfetto stato di salute. Gli animali invece, il cui numero sta riducendo, leggermente minacciata, oppure gravemente minacciata, di estinzione ovviamente, oppure estinta in natura ma vivente in bioparchi o zoo, oppure persa, estinta per sempre. Estinta per sempre vuol dire che quell'animale non sarà più con noi. Il problema è estremamente serio. Si parla poco fa, ne parlava nella TED film che abbiamo visto il collega americano, parlava di cinque estinzioni sul pianeta. In effetti, questa è la quinta estinzione di massa del pianeta. Ora, mentre sulle precedenti, a parte quella dei dinosauri, come sapete, causata dall'impatto della Terra con un asteroide, non abbiamo veramente, non conosciamo i motivi. Delle estinzioni in corso sappiamo esattamente chi è responsabile, noi. E sappiamo esattamente le specie che stanno scomparendo. L'ultimo censimento parla di oltre 5.000 specie, ed essendo veterinario, quello che mi preoccupa in modo particolare sono i mammiferi. Ce ne sono 180 di questi che stanno scomparendo, 130 di questi sono grossi mammiferi. Ovviamente, vi rendete conto che questi numeri da soli parlano e dicono chiaramente i problemi di grande serietà. Tant'è vero che, come sapete, o non so se lo sapete, ve lo dico adesso io, le Nazioni Unite hanno ecco, indetto il decennio 2011-2020, decennio della biodiversità. Cosa vogliono fare con questo? Vogliono un po' stimolare chi prende le decisioni, ecco, porre più attenzione al problema e, se possibile, a trasformare questo in degli interventi mirati. L'altra cosa, che senz'altro vi sorprenderà, ecco, buona parte di voi, quando parliamo di estinzione, immediatamente delle icone tipo panda, piuttosto che la tigre o il rinoceronte albino, insomma, vengono nella nostra mente. In effetti non è così. Stanno scomparendo un numero enorme, un 20% circa, di razze domestiche. Quindi voglio dirvi polli, conigli, cani, cavalli, bovini, suini, stanno progressivamente scomparendo, nel senso che vengono rimpiazzati, scalzati, sostituiti da delle specie animali più produttive, no? Vengono chiamate cosiddette industriali dai tecnici. Questo vuol dire che tante di queste popolazioni, adattate a condizioni climatiche ambientali, molto spesso sono l'origine di prodotti di nicchia e quindi anche di aspetti culturali, vanno via, stanno andando via. Quello che voi vedete, io sono nato in Sardegna, quindi mi sono occupato, indovinate di che cosa? Di pecore. Tu nasci in Sardegna, esci, ecco, pecore, non potevo fare altro. E su questi animali ho lavorato e sulla sua variante, ovviamente selvatica, che è il muflone. Quello che vedete alle mie spalle sono le immagini delle razze, dei progenitori, diciamo così, delle razze ovine domestiche che sono allevate intorno al Mediterraneo. Ora, tutti questi animali ovviamente stanno scomparendo, no? Quindi questo è un patrimonio genetico e culturale, secondo me, enorme. Per cui, la prima cosa da fare, secondo me, è lasciare questi animali indisturbati, non ridurre gli areali, anzi amplificarli. Questa è la strategia migliore, no? Ci sono però degli particolari casi in cui bisogna intervenire. Quando le popolazioni animali scendono oltre un certo numero, per esempio una popolazione di bovini selvatici composta da 7 femmine e 3 maschi, inevitabilmente va in contraddistinzione, inevitabilmente si innesca una spirale negativa per cui riduce la fertilità, aumenta la mortalità embrionale e l'animale se ne va. In quel caso è possibile che un tecnico come me, che si occupa di embrioni, di tecnologie embrionali, possa dare il suo contributo. Come? Beh, senz'altro vi è tutti familiari il concetto della Dolly, vi ricordate, la pecora cronata, essenzialmente si prende un'ocita, una cellula uovo,
si svuota dei propri cromosomi, che vengono sostituiti da questa cellula differenziata, una cellula della pelle per esempio, e io quindi faccio questo copia e incolla, e ho da 10 animali 1000, 10.000, quindi spostando il rischio dell'estinzione di questi animali. La cosa interessante è che questa tecnologia della clonazione adesso non riguarda più i mammiferi, hanno clonato tutte le specie domestiche, anche gli animali da compagnia, ma si possono clonare degli insetti, dei pesci, delle rane, questo l'hanno sempre fatto, per cui è una tecnologia trasversale, estremamente interessante, che possiamo applicare a tutte le specie animali. Il problema, come si fa anzitutto, giusto due cenni tecnici, sono interventi di microchirurgia, ovviamente, non voglio tediarvi con questo, giusto quello che vedete è una cellula uovo, sono tutte così nei mammiferi, vengono immobilizzate insomma con dei capillari di vetro, dopodiché si tolgono i cromosomi, sono questi che vedete, questi puntini blu, e dopodiché viene fecondata questa cellula uovo da una cellula somatica, inizia lo sviluppo embrionale e abbiamo un animale. Il problema qual è? Il problema è che non funziona ancora bene, è una tecnologia assolutamente sperimentale, non conosciamo quello che facciamo, l'efficienza è bassissima, dovete produrre 100 animali per 100 embrioni, scusate, per avere un animale. Per cui stiamo lavorando affinché questa tecnica diventa affidabile, ecco, risk free come si dice oggi. Nel frattempo però quello che bisogna fare, ecco, bisogna iniziare come dei autorevoli scienziati stanno facendo, eccetera, dico, guardate, raccogliete delle linee cellulari di questi animali prima che sia troppo tardi. Questo è quello che si sta chiedendo sempre più insistentemente dalla comunità scientifica, ma anche dalla gente comune. E in effetti chiunque si occupi di queste cose ha la sua banchettina, anche noi quando arriva in laboratorio un animale particolare, un camoscio appenninico per esempio, prendo, se sono spermatozoi li congelo, cellule congelo e così via, quindi tutti noi piano piano, diciamo artigianalmente, stiamo allestendo queste banche, pochi sono gli sforzi come quello che vedete alle mie spalle, invece più organizzati, diciamo così, di conservare questo materiale. Queste cellule vengono conservate come vengono conservate tutte le cellule. Si mettono in un medium e si tengono congelati in azoto liquido. L'azoto liquido a 196 gradi sotto zero, freddissimo. Funziona bene, le tecniche sono robuste, affidabili, voi congelate, scongelate, 70 cellule di queste 100 avete congelato sono vive. No? Dove sono i problemi? I problemi sono i costi. Sono i costi perché l'azoto liquido costa, no? Produrlo ha un impatto ambientale perché vengono prodotte tante tonnellate di CO2. L'altro problema è che il 70% degli animali di cui vi ho parlato vivono in Africa e lì veramente tenere l'azoto liquido è estremamente costoso, poco probabile. Allora iniziate a chiedermi, si può fare qualcosa per, insomma, qualche soluzione più economica che possa consentirci di espandere un po' queste banche genetiche? Esiste. E adesso anch'io vi porto indietro di 2000 anni fa circa, perché oltre all'embriologia un'altra grande passione che ultimamente emerge sempre di più, che è l'archeologia. E io adesso vi porto qualcosa, 2000 anni fa, siamo in Israele, siamo sul, lo sapete, 76 d.C. i Romani hanno distrutto, conquistato Israele, distrutto il Tempio, e hanno assediato qua nell'altura di Masada una tribù ebraica, composta da 250 individui. Hanno formato il campo, lo vedete lì alla sinistra, okay? Hanno lanciato il loro assedio, e dopodiché, in effetti, dopo 2 anni, vanno su, ma tutti gli ebrei avevano commesso suicidio e non hanno trovato nulla. Questa, la ragazza, vedete, nella diapositiva a destra, è l'archeologa che ha partecipato agli scavi e lì ha trovato diverse manciate di semi di palma da datteri, di datteri. E ha fatto quello che avrei fatto io, avremmo fatto tutti noi. Ha detto, ok, prendiamo questi datteri, mettiamoli in un vasetto, diamo acqua e sorprendentemente sono nate delle palme dopo 2000 anni. Questa è una cosa straordinaria. Vuol dire che il DNA è straordinariamente stabile. Ho iniziato a occuparmi di questa storia e mi sono guardato intorno perché non c'è niente. Secondo me noi, insomma, basta studiare bene quello che ci circonda, la natura ha già provveduto a tutto quanto. Questo è un animale che si chiama tardigrado. Sono gli animali strani, sono circa 1 millimetro di lunghezza, piove, si idratano, li vedete, vivono sulle tegole e hanno questa vita loro. Insomma, non è granché, presumo. Non piove, va via. Non c'è più acqua, vivono lo stato anidro, progressivamente cedono acqua, si disidratano, assumono l'aspetto che vedete e se ne stanno buoni una settimana, 2 settimane, 100 giorni, anni, piove di nuovo e iniziano questa loro bella vita. Va bene? Qual è il segreto di questi animali? Non l'ho scoperto io, dei colleghi che ci lavorano hanno scoperto che questi animali riescono a sopravvivere perché producono
uno zucchero, si chiama trealosio, il quale protegge queste cellule, no? Dal desiccamento. Ho detto, fantastico. Allora, facciamo così, chiamo un amico israeliano, ovviamente, perché ho capito che le cose secche durano a lungo, e ho detto, liofilizziamo cellule per poi utilizzare queste cellule liofilizzate e fare il copy and paste, copia e incolla della clonazione. E lui in effetti liofilizzava le cellule col trealosio e me le mandava per via posta a Teramo. Ovviamente era complicato perché tutte le volte dovevo spiegare che non è è una polvere bianca e sembra veramente, sembra della cocaina. Quando poi dicevo che non era cocaina ma erano cellule liofilizzate, il veterinario allora mi riteneva che fossi un totale cretino, perché ha detto, questo che stai facendo, smetti di fare questo perché non porta a nessuna parte. Ho preso queste cellule, le abbiamo iniettate, non l'ho fatto io questo lavoro, l'ha fatto un giapponese che lavorava con noi, e queste cellule dopo 5 anni, tenute secche come avete visto, sono state, io uso un termine forte, resuscitate dall'uscita, e hanno avviato lo sviluppo embrionale dopo 5 anni. Abbiamo ripetuto l'esperimento dopo 8 anni, anzi, continuano ad essere vive. Questo è straordinario. Nessuno voleva credere, prima di tutto io non potevo credere a quello che vedevo, ma neanche l'editore, abbiamo messo 2 anni per pubblicare questo lavoro. Per fortuna adesso l'hanno ripetuto degli altri su altri animali, maiale e quant'altro, la cosa è stabilita, questo è come il prodotto finito, anzi mi sono portato anche una vial, non potete fare fuoco, eccole qua. Prodotto finito, giuro, c'ero liofilizzato e non altro. Allora ovviamente noi andiamo ancora avanti perché insomma io voglio capire come far meglio ancora, il DNA vegetale e il DNA animale sono gli stessi ovviamente, non c'è nessuna differenza. In questo modo siamo riusciti a tenere vivo il nucleo, no? Però la cellula no. E allora i campioni della longevità sono i semi. No? Andando a fondo ho scoperto che hanno fatto germinare semi di una pianta, si chiama lupino, dopo 35.000 anni. 35.000 anni secche, poi quello che stiamo facendo è una cosa molto semplice, stiamo nutrendo, diciamo così, facciamo esprimere queste proteine, si chiamano olea, lasciamolo come una cromolea, un nome di donna che ci dà la mano a risolvere questo problema, e stiamo utilizzando queste proteine per migliorare le performance della liofilizzazione delle cellule. Di questo io spero, l'anno 21 tra 2 anni, di raccontarvi qualcosa di più interessante, se riusciamo. Questo è il lavoro che facciamo in laboratorio. Sul campo ovviamente le cose stanno andando avanti. Lì in Israele, questa è una gazzella israeliana che prima, le palanche della Bibbia, abbondava da quelle parti ed si è ridotta a qualche decina di capi. E quello che vedete in basso a destra è Mirarav, il collega veterinario che si sta occupando di questo salvataggio genetico. Va in giro nel deserto. Questa che vedete è una razza che si chiama Barberi, una razza di pecore, che vive intorno a Gerico. Allora, intorno a Gerico l'allevamento ovino è iniziato intorno a 12.000 anni fa. Questa è un ancestore, un progenitore di queste razze, e ovviamente presenta i numeri ridottissimi. Quindi quello che stiamo facendo è cercare un po' di allestire queste banche genetiche. Poi, questo è il prodotto finito, le fiale sono quelle che fa Miralav, noi siamo un pochino più eleganti, sono più carine queste, quindi sono risultati bellici, presumo, sono strani come le organizzano. È la cosa più curiosa, perché questa idea poi è stata passata, gli israeliani sono straordinari, hanno una mentalità imprenditoriale sviluppatissima, e quindi questo collega israeliano ha preso la Bibbia, adesso ritorniamo sulla Bibbia, chissà perché, ho trovato tanti interventi che parlano di questo, è andato nel Vecchio Testamento, voi sapete, contiene tutte le istruzioni dimensionali, lunghezza, larghezza, scompartimenti, materiale di partenza per produrre l'arca, e ha costruito un'arca nel deserto israeliano, dove stanno mettendo queste cellule liofilizzate. Ora, quando ero un ragazzino leggendo la Bibbia, io trovavo estremamente difficile capire come Noè avesse potuto incastrarla dentro elefanti, coccodrilli e tutto il resto, perché era complicato, viste le dimensioni. Adesso invece, vedete, qua ci sono qualcosa come 250 milioni di cellule, di pecora barberi, infatti, 250 milioni. In questa arca di Noè, adesso veramente io sono confidente, sono sicuro che là dentro ci possano stare tutti gli animali in via di estinzione, non di questo pianeta.